Buone notizie in tema di viabilità. Dopo un incontro tecnico effettuato la settimana scorsa con sopralluogo eseguito congiuntamente con i vertici di ANAS e impresa appaltatrice, è stata decisa la riapertura del ponte Ficarola sulla SS19 Ter a partire dal 31 maggio con senso unico alternato regolato da semaforo. La data prevista inizialmente era quella del 16 maggio, ma è slittata di 15 giorni per ritardi accumulati dovuti all'impossibilità di effettuare alcuni lavori a causa delle condizioni meteo avverse. Successivamente verrà chiuso il ponte Massavetere, già oggetto da alcune settimane di lavorazioni di messa in sicurezza fatte senza chiudere la strada. E per limitare al massimo i disagi al traffico locale, sono previsti alcuni interventi puntuali di messa in sicurezza della viabilità alternativa, implementando anche la segnaletica. Da un anno circa sono partiti gli importanti lavori di messa in sicurezza sulla SS19 Ter, che riguardano i tre ponti Ficarola, Massavetere e Calabri, nel territorio di Caggiano, sul ponte Ficarola, lavori per quasi 2 milioni di euro, e l'intervento di manutenzione sul ponte Massavetere per un costo invece di 3 milioni 800 mila euro. Si tratta di lavori urgenti e necessari per mettere in sicurezza i viadotti e il tratto ed evitare, come è successo in passato, di interdire il traffico ai mezzi pesanti, con importanti ripercussioni sulla mobilità scolastica locale, comprensoriale, interregionale, oltre che alle attività presenti lungo la dorsale. Sempre in tema di viabilità a Caggiano, importanti lavori di manutenzione saranno effettuati sulle arterie SP341 e SP442 che attraversano il territorio, ripavimentazione per 200.000 euro sulla SP341 e rifacimento dei giunti dei ponti con ripavimentazione per 400.000 euro sulla SP442. Su quest'ultima inoltre è stata affidata anche la progettazione per 70.000 euro del rifacimento dell'impianto di illuminazione e dei sistemi di sicurezza delle gallerie Sigillitto e D'Ambrosio.